Buongiorno ragazzi, bentornati e oggi proseguiamo con una video lezione sulle guerre di religione in Francia. Siamo sempre nel contesto della seconda metà del Cinquecento, quindi l'Europa caratterizzata dallo scontro tra Filippo II e Elisabetta I, l'Europa caratterizzata dalla divisione religiosa, no? Dalla crisi dell'unità religiosa che era stata sancita ancora dalla pace di Augusta, no? Di Carlo V. E l'Europa, appunto, in cui i conflitti religiosi danno, che magari nascono per motivazioni locali, poi si allargano sempre di più fino a diventare conflitti di natura, appunto, europea, dove si intrecciano, oltre alle motivazioni religiose, naturalmente anche quelle politiche. E questo argomento è strettamente connesso e correlato a quello successivo, che sarà appunto la guerra dei Trent'anni. Ma andiamo con ordine. Qual è dunque lo scenario della seconda metà del Cinquecento, per quanto ci riguarda? Beh, innanzitutto, in Francia, scusate, sono andata troppo avanti, la Francia è suddivisa, in diverse regioni. Ci sono regioni dove si è che sono rimaste cattoliche, scusate, qui non si vede molto bene, comunque le regioni appunto in giallo sono quelle rimaste cattoliche, ma in Francia si è diffuso anche il calvinismo. E ricordate che Calvino, tra l'altro, era francese, quindi ci sono alcune regioni invece appunto calviniste, e i calvinisti in Francia vengono chiamati ugonotti, con un termine un po' dispregiativo di cui non si sa bene l'origine, sembra che significhi confederato, no? Qualcuno, perché con riferimento all'origine del calvinismo in Svizzera. Quindi c'è questo contrasto, naturalmente, una difficile convivenza, no? Tra le due confessioni religiose. E d'altro canto c'è un periodo, circa 30 anni, in cui c'è una crisi dinastica, perché comunque i successori del re di Francia, Enrico II, che muore nel 1559, i successori sono piccoli, no? I bambini sono piccoli, quindi i futuri eredi, i futuri sovrani sono ancora piccoli. E in questo caso quindi si ha la reggenza. Vi ricordate, l'abbiamo detto, la reggenza si ha nel momento in cui il sovrano, il futuro sovrano, quindi il legittimo erede, non può governare perché è troppo piccolo, e quindi viene affidato il potere o alla madre o a un funzionario, a un ministro. In questo caso sarà affidato alla madre, no? La moglie di Enrico II, cioè Caterina de' Medici. Per cui, dal punto di vista, diciamo, c'è una crisi dinastica, e dall'altra parte, vi è una divisione. In questo modo, questo provoca, diciamo, una ripresa, no? Dell'aristocrazia, del potere dell'aristocrazia. Che si suddivide in due grandi fazioni in due grandi, sì, fazioni religiose, che sono appunto la fazione cattolica, che ha come leader i duchi di Guisa, che sono anche imparentati con i sovrani Stuart d'Inghilterra, vi ricordo, e poi invece la fazione calvinista, appunto cosiddetti ugonotti, che fanno riferimento invece alla famiglia Coligny e alla famiglia dei Borbone, che sono i sovrani della regione di Navarra. Mi raccomando, importantissima questa famiglia, già sicuramente l'avrete sentita, perché appunto i Borbone saranno poi una dinastia importantissima nella storia della Francia. Qui avete quindi un breve schema, insomma, di albero genealogico proprio con le varie parentele, per cui abbiamo la dinastia Valois, no? Quella di cui finora ci siamo occupati in Francia, cioè appunto Enrico II che sposa Caterina dei Medici e i suoi quattro figli, e Margherita di Valois che sposerà Enrico IV, appunto il futuro re di Francia, Enrico di Borbone, e poi successivamente la dinastia francese sarà appunto questa, no? In linea dinastica da Enrico IV, Luigi XIII e Luigi XIV, che voi conoscete come Re Sole. Quindi vi dicevo, la reggenza in questo periodo è appunto affidata a Caterina de' Medici, la quale cerca una soluzione di equilibrio, no? Conciliante sia con i Guisa, sia con i Borbone e i Coligny, quindi sia con i cattolici che con i calvinisti. E infatti, nonostante, diciamo, il massacro da parte dei Guisa degli Ugonotti nella strage di Vassy del 1562, che darà appunto origine alle guerre di religione in Francia, quindi all'inizio di una guerra civile,
La sovrana, appunto, la reggente in questo caso, concede la pace di Saint-Germain del 1570, con la quale comunque il cattolicesimo è la religione ufficiale, ma gli ugonotti ottengono la libertà di culto in determinate piazze forti. Succede però che i Guisa non accettano questa linea così pacifica, no? Di equilibrio, e quindi nel 1572 compiono un gravissimo, un violento e crudele massacro che è appunto noto come la Notte di San Bartolomeo, dove fanno strage degli Ugonotti che si sono radunati a Parigi perché stanno celebrando il matrimonio appunto tra Enrico IV di Borbone, che sarebbe Enrico di Navarra, e Margherita di Valois. E proprio approfittando di questa situazione, i Guisa si danno appunto alla strage di tantissimi Ugonotti. E questo sarà ricordato proprio come uno degli episodi più gravi di questo periodo, no? Uno degli episodi più bui nella storia di Francia. Cosa succede però? Che naturalmente queste, diciamo, alle motivazioni religiose si intrecciano anche motivazioni politiche, naturalmente, perché si tratta comunque di assicurare l'egemonia o diciamo della parte calvinista o della parte cattolica, e quindi naturalmente i Guisa aspiravano anche a sostituire i Valois al trono di Francia, no? E allo stesso tempo la posta in gioco era proprio quella di un'egemonia non solo in Francia, ma poi in tutta Europa, o su base calvinista o su base cattolica. Quindi cosa succede? Che i calvinisti vengono appoggiati dai paesi appunto contro i cattolici, in questo caso dall'Inghilterra di Elisabetta I, che finanzia, ricordiamoci, tutti i nemici possibili di Filippo II, quindi della Spagna, come per esempio i Paesi Bassi. E dall'altra invece i cattolici vengono appoggiati dalla Spagna, no? Da Filippo II. Quindi c'è, come dire, c'è un sistema di alleanze, no? Proprio in base sicuramente alla religione, ma naturalmente anche a motivazioni e interessi politici. Questo è appunto il conflitto in questo caso tra Elisabetta I e Filippo II. Quindi, cosa succede però? Che si intrecciano tre figure e queste danno origine appunto alla cosiddetta guerra dei tre Enrichi. Cerchiamo di fare un attimo un po' di chiarezza. Il re di Francia, figlio appunto di quell'Enrico II, in questo momento è Enrico III di Valois. Poi abbiamo Enrico di Guisa, cattolico, e Enrico di Navarra, poi sarà Enrico IV di Borbone, che è appunto invece calvinista. Succede che il re, Enrico III, decide di eliminare Enrico di Guisa, capendo che diciamo, il suo scopo non era tanto quello di difendere il cattolicesimo e la religione cattolica, ma piuttosto era, come dire, ordire un complotto ai danni dei Valois per aspirare, insomma, alla corona di Francia. Enrico di Guisa aveva infatti organizzato una Lega Santa e con appunto la Spagna di Filippo II e il Papa, e quindi Enrico III di Valois, iniziando a temere anche ovviamente non solo Enrico di Guisa, ma anche la Spagna di Filippo II, naturalmente decide di fare assassinare Enrico di Guisa. Successivamente, però, a sua volta, un cattolico fervente decide per vendicare, insomma, questo assassinio, decide di assassinare a sua volta il re di Francia, Enrico III. Quindi cosa succede? Che rimane come unico successore possibile alla corona di Francia Enrico di Borbone, no? Ma ovviamente qual è il problema? Che Enrico di Borbone, sovrano di Navarra, è calvinista e nessuno avrebbe mai potuto accettare, né i cattolici francesi, né la Spagna di Filippo II, né il Papa avrebbero mai potuto accettare che la Francia, una regione tradizionalmente cattolica, ricordatevi Carlo Magno incoronato dal Papa, i sovrani capetingi, comunque la Francia aveva una tradizione cattolica nel suo proprio DNA, così come lo era stata la Spagna. Quindi non si poteva ammettere, no, che un re calvinista potesse diventare re di Francia. Cosa succede quindi? Che viene scomunicato, non viene riconosciuta la sua elezione a re di Francia
E quindi, però, d'altra parte emerge da parte dei francesi, dopo tutta questa serie di conflitti, di contrasti, di devastazioni, emerge anche un desiderio di pace all'interno della Francia. Quindi Enrico IV, con una grande, anche lungimiranza politica, decide di mettere fine ai contrasti, alle polemiche e convertirsi al cattolicesimo, per ragioni ovviamente di interesse politico. Infatti si ricorda quella famosissima frase: Parigi val bene una messa, come dire, ma sì, per diventare re di Francia alla fine ne vale la pena convertirsi al cattolicesimo. Non è che, come dire, la religione fosse veramente qualcosa di così sentito e personale. Ovviamente gli interessi politici prevalgono sulla, magari, la convinzione intima religiosa. Quindi Parigi val bene una messa, Enrico IV si converte al cattolicesimo e quindi ottiene il perdono dal Papa, viene riconosciuto anche dalla Spagna di Filippo II con la pace di Vervins. E cosa fa dal punto di vista della politica religiosa? Proprio per dare una pacificazione religiosa alla Francia, pubblica l'Editto di Nantes, che noi poi magari vi metto nella cartella e leggeremo insieme nella lezione su Zoom, che è appunto quell'editto del 1598 che riconosce, che concede, allora il cattolicesimo è sempre la religione ufficiale di Stato della Francia, ma concede agli ugonotti la libertà di culto in alcune regioni, in circa 100 piazze forti. E questo darà appunto una pacificazione, una pacifica convivenza tra le due confessioni religiose alla Francia, fino a quando invece Luigi XIV pubblicherà l'Editto di Fontainebleau, ma questa sarà un'altra storia che vedrete l'anno prossimo. Quindi, come vi dicevo, Enrico IV intraprende questa politica di pacificazione religiosa, risana le finanze dello Stato attraverso la vendita delle cariche pubbliche e questo dà origine anche alla nobiltà di toga che si affianca alla vecchia nobiltà di spada. Andate a vederlo anche sul vostro libro, avete proprio la distinzione tra nobiltà di toga e nobiltà di spada. La nobiltà di spada è quella di sangue, no? Di origine, invece la nobiltà di toga è quella che si ottiene grazie appunto all'esercizio di determinate cariche pubbliche. C'è in questo momento anche una ripresa economica della Francia, grazie anche a una politica protezionistica. Andate sempre a vedere questi termini nel lessico sul vostro libro, proprio per promuovere il commercio e la produzione. Successivamente, appunto, abbiamo una crisi dinastica, ancora una volta ci sarà una reggenza perché Luigi XIII, il figlio di Enrico IV, è ancora troppo piccolo, quindi regge la Francia la madre, Maria de' Medici, la seconda moglie di Enrico IV, e in questo momento di crisi vengono anche convocati gli Stati Generali, ultima volta prima della Rivoluzione Francese del 1789. E alla fine, diciamo, la figura politica più importante quando Luigi XIII diverrà sovrano di Francia sarà quella del cardinale Richelieu, che sicuramente voi già conoscete, e lui, insieme poi al suo successore, il cardinale Mazarino, saranno le vere guide politiche della Francia, che non solo faranno intervenire la Francia nella scena europea nella guerra dei Trent'anni, e lo vedremo nella lezione successiva, ma apriranno anche la strada all'assolutismo francese e appunto al potere di Luigi XIV, che però voi naturalmente studierete l'anno prossimo. Quindi con questo, ragazzi, abbiamo concluso. Voi studiate questa parte, insomma, anche sul libro, integrate con il libro, e noi comunque nella lezione poi su Zoom cerchiamo di riepilogare un po', di andare in maniera anche più lenta e cerchiamo di leggere anche l'Editto di Nantes se ci riusciamo. Io vi do appuntamento alla prossima in cui ci occuperemo della guerra dei Trent'anni.